Abbiamo effettuato dei controlli di sicurezza e di polizia più intensi, restringendo gli accessi alla stazione in modo che tutte le persone, passino in varchi predefiniti davanti allo sguardo attento dei poliziotti. In definitiva, la stazione è aperta ed è libera all'accesso di chiunque, ma è più sicura, perché in questo modo noi riusciamo a setacciare ad ogni varco le persone, individuando eventuali persone sospette, fermandole, controllando i documenti e controllando i bagagli con il metal detector ed eventualmente, se necessario, effettuando delle perquisizioni personali. Questo ci consente anche di impedire l'accesso a piccoli pregiudicati che usano entrare in stazione e con il pretesto di vendere, calzini o accendini o cose di questo tipo esercitano delle vere e proprie minacce nei confronti dei passeggeri, dei cittadini, con attività che si possono definire estorsive a volte. Quindi in questo modo noi garantiamo una maggiore sicurezza della stazione dentro e fuori, lasciandola aperta, libera ma più sicura. La gente, suppongo, e mi sembra che sia contenta perché si è innalzata la percezione di sicurezza. I commercianti ugualmente, sul presupposto che la stazione è libera ed è aperta, cioè non ci sono limitazioni di accesso, soltanto controlli più efficaci e più efficienti per individuare persone sospette. Si consideri che si è calcolato mediamente che nelle 24 ore circolino all'interno della stazione circa 500.000 persone. È una vera e propria città in movimento che attraversa la stazione, che compra nei negozi, che passa in queste che possono essere considerate le strade, per la metropolitana, per l'accesso ai binari. Questo tipo di servizio garantisce il flusso di cittadini all'interno della stazione in maggiore tranquillità. Cerchiamo di garantire la sicurezza su tutta la tratta ferroviaria dell'intera regione Campania, attraverso le sottosezioni di polizia ferroviaria, i posti di polizia ferroviaria sparsi in tutte le stazioni della regione e anche in posti remoti come per esempio la stazione di Sapri, che è ai confini con la Basilicata. Effettuiamo tra l'altro scorte sui treni. Naturalmente individuiamo insieme alla società, delle ferrovie i treni, a rischio e concentriamo la nostra attenzione sulle possibili criticità, effettuando scorte in uniforme su tutti i treni in cui si presume possano accadere fatti di reato. In più effettuiamo servizi di scorta in borghese o di appostamento su treni in cui per esempio riscontriamo il verificarsi di rapine. Recentemente il compartimento ha effettuato degli arresti di rapinatori seriali. Controlli ai bagagli, controlli nello scalo, questo lavoro di messa in sicurezza della stazione lo facciamo in piena sinergia e collaborazione con gli addetti delle ferrovie, ma il tentativo è anche di coinvolgere tutti i commercianti perché ognuno diventi sentinella di legalità e ci segnali eventuali situazioni anomale, consentendoci di intervenire su obiettivi precisi e di migliorare complessivamente la situazione della sicurezza.